Fuori di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuori di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Punti di Vista, trasmissione realizzata in collaborazione con Ager Production e la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Ovviamente programma di informazione, non potevamo esimerci dal parlare, dal trattare uno degli argomenti, potremmo dire, di attualità per antonomasia, ovvero del conflitto in Ucraina. Lo faremo analizzando un po' quali sono le dinamiche in corso, cercando un po' di capire quale, se ci potrà essere come una fine a questo conflitto. E lo faremo in compagnia dei nostri ospiti, ai quali do il benvenuto, che sono l'imprenditore Antonio Mattia, il giornalista direttore di Napoli News Magazine Panorami. Buonasera direttore. Alessandro Citarella, giornalista esperto di politica internazionale. Buonasera. Il dottor Pietro Apollonio, coordinatore del Partito Cristiano Sociale. E il dottor Adolfo Monticoli, economista. Buonasera.
A tutti voi ricordo che potete interagire sempre utilizzando la chat del streaming su Facebook oppure contattandoci al numero 081 287 955. A tutti una buona serata e la parola a Sergio. Grazie Sara, benvenuti ai nostri ospiti, bentrovati a voi amici da casa. Come aveva anticipato Sara, stasera parleremo del conflitto ormai che sta affliggendo tutta l'Europa da oltre un mese. Lo faremo in maniera diversa, lo faremo raccontando non le nostre verità ma la verità, facendo parlare un pochino, ascoltando tutte le voci, non una sola parte, senza tentare di catechizzare nessuno. Noi diremo dal nostro punto di vista come stanno effettivamente le cose. Il conflitto fra Russia e Ucraina parte da lontano, parte dal 2014, quando era l'Ucraina, il governo ucraino, ad uccidere, a massacrare i russofoni che vivono in quella regione, la famosa regione del Donbass, e nessuna alzata di scudi, nessuno parlava, nessuno diceva che ci sono state delle stragi terribili, 86 persone uccise in una sede di un sindacato, dato poi successivamente alle fiamme, con alcuni dei superstiti ancora vivi e 11 bambini inclusi, bruciati vivi. Non ci sono state levate di scudi, non ci sono state tre trasmissioni dedicate, nessuno ha detto niente perché l'Ucraina in quel momento aveva il benestare degli Stati Uniti, perché il presidente Zelensky, attore di terzo ordine francamente, perché abbiamo visto le produzioni che è riuscito a fare e che ha fatto, è poi diventato stranamente presidente di quel paese, dell'Ucraina. Quel paese che nel frattempo ha ospitato ben 9 laboratori di ricerca chimica e batteriologica, tra i quali sono stati trovati anche virus del Covid, quindi una vera e propria guerra chimica pronta per essere silentemente, subdolamente sferrata, fermata poi dopo determinati una serie di avvertimenti da parte della Russia. Io voglio precisare, noi non tiferemo per nessuna delle due parti, siamo qua per raccontarvi la verità di come stanno le cose, leggendo articoli di giornali che molti hanno dimenticato. Gli stessi che oggi tifano per l'Ucraina, 8 anni fa, dicevano esattamente l'opposto, e ci stanno tutte le prove, le trovate tranquillamente in rete, così come abbiamo fatto noi, non ci siamo inventati nulla. Oggi gli stessi si sono piegati, come si è piegata tutta la stampa mainstream, sulle scelte, sulle decisioni del governo italiano, che a sua volta è arrivato in ginocchio, con i ceci sotto alle ginocchia, da Biden, per dire che devo fare, tu parli e noi eseguiamo. E dico questo perché nel frattempo, mentre l'Europa si accingeva a applicare delle forti restrizioni alla Russia, sanzioni, restrizioni economiche alla Russia, parlo del caviale, parlo di cose indicibili, pensate se l'avesse fatto con l'Italia, con la Campania, quella guerra, avrebbero praticamente vietato le zuppe di cozze e il vino bianco. Hanno invece ai russi come sanzione principale vodka e caviale. Poi sono passati al gas e hanno detto che il gas avrebbe messo in ginocchio la Russia. Non è così, non è stato così, perché la Russia ha detto va bene, se volete comprare il gas da noi lo comprate in rubli, non più in dollari, e quindi l'economia ha avuto un piccolo contraccolpo di 2 settimane. Oggi basta andare a vedere gli indici finanziari, poi lo diremo insieme al dottor Monticoli, la Russia è ritornata ai suoi valori di sempre. L'Italia, che ha un governo dal mio punto di vista pessimo, veramente scadente, sia nelle scelte che negli uomini, si è prestata ad andare in Angola, ad andare in Algeria, in Congo, a fare cosa? A fare contratti per avere il gas che la Russia non ci darà più. Spero che sia solo una cosa momentanea, però la Russia per il momento non ce lo darà. Di chi è quel gas? Da dove viene? Il Congo e l'Angola, vi dico solo questo, hanno gli istruttori militari dell'esercito che sono generali, soldati,
russi. Il Congo e l'Angola sono business partner della Russia. Quindi noi stiamo comprando in Italia, Di Maio ha dimenticato di dirla questa cosa, spero che ci ascolti, eventualmente ci quereli o ci chiede di un confronto, noi gli portiamo le prove. È tornato qua con toni trionfalisti, dice abbiamo il gas. Sì, lo abbiamo, ma lo stiamo pagando il doppio e voi lo state verificando sulle vostre bollette che sono lievitate del 45%. Questo breve preambolo per aprire la trasmissione. Prima domanda, a chi giova questa guerra, Antonio? Oh. Oddio, mi sia consentito prima di andare nello specifico di dire che sono veramente in profondo imbarazzo, perché sono 2 mesi e mezzo. Perché lo sono? Perché da 2 mesi e mezzo siamo bombardati dal mainstream, dove praticamente la gente, vedo che non riesce più a farsi un'idea, perché non va sui fatti, ma va sulle sensazioni, sulle tifoserie. Siamo le tifoserie dello stadio proprio. Sì, esatto, e mi metto nei panni del telespettatore che dopo essersi sorbito dalla panella ai Travaglio, ai Vespa, dice, ma adesso anche dal dottor Angrisano, alla Mirta solito, Merlino, alla Merlino, insomma, è chi più ne ha più bene, fino ad arrivare alla Gruber. Sono tutti soldati, no? Sì, fino ad arrivare a Lussuria e Alessandro Cecchi Paone, e praticamente mi metto nei panni del telespettatore che dice: ma come, noi conosciamo il dottor Angrisano che fa delle trasmissioni serie, come mai anche ci dobbiamo sorbire questa? No, non è una battaglia, cercheremo di, spero, di approfondire e dare qualche piccola indicazione, perché noi ci troviamo a Napoli, ben lontani da quello che sta accadendo in Ucraina, e quindi mi sia consentito dire che abbiamo molti dubbi, che non possiamo fugare stando così lontani da quel teatro di guerra, come non lo difficilmente lo possono fare i colleghi che operano nelle grandi, diciamo così, nei grandi palcoscenici, se così possiamo dire, dei talk show, ecco, da Canale 5. E a questo, perdonami se ti tolgo proprio un attimo la parola, perché è molto golosa questa cosa che stai dicendo. Noi abbiamo assistito a reporter di guerra che all'esterno di un supermercato con l'antiproiettile addosso e l'elmetto in testa facevano una telecronaca di guerra guardando in alto mentre la gente andava a fare la spesa tranquillamente al supermercato. Sì. E questo veramente mi ha fatto vergognare di essere giornalista, non poco, tantissimo, ma veramente tanto. Sì. Scusami per l'interruzione. Infatti una bacchetta, io non so se sta facendo più danni Putin con i suoi bombardamenti oppure il mainstream, quello che è l'informazione in Italia, e ho dei seri dubbi. Torniamo alla domanda che mi facevi. A chi giova questo conflitto? A chi giova? Ormai, insomma, terzo millennio avanzato, tutto si muove in nome del dio denaro. Quindi mi hanno abituato a pensare semplicemente a chi giova. Basta guardare 2 conti e basta vedere che paghiamo il doppio del gas, a chi li paghiamo? A chi lo paghiamo? Al gas americano, con i rigassificatori che dovranno essere... Che è anche più inquinante. Esatto, e praticamente perché sta cambiale che dal 1945 non riusciamo a scrollarci più di dosso, non so quando finirà questo appecoronamento al gendarme a stella strisce, e quindi a chi giova? Giova a quella parte che dirige l'informazione. No, ferma di qua, perché sei arrivato a un punto che tocchi la prossima domanda. Siamo andati oltre. Io non conosco le domande, no, quindi infatti, vado un po' a ruota. No, te la devo dire, perché poi parleremo del padre padrone. Sì, allora, a proposito di comunicazione, ci dicono che la stessa cosa alla fine è avvenuta anche con il Covid, no? Si è visto una informazione giornalistica, esatto, un mainstream, sì, infatti siamo che andava avanti di tutto. Allora, sempre lo stesso. Alessandro, io do del tu perché loro sono, oltre che amici, sono colleghi della redazione, anche in modo particolare
Antonio Mattia, il direttore di Napoli News Magazine, Alessandro è un nostro collega carissimo che ha scritto tantissime cose belle. Alessandro, l'Ucraina, la prima domanda è questa, è un paese nazista? Questa è una bella domanda, ma non credo proprio, perché bisogna capire se c'è, se la vogliamo intendere sotto il profilo del... Non storico, perché noi sappiamo che cos'è il nazionalsocialismo. Perfetto. E non lo confondiamo con quello che abbiamo conosciuto dal 1930 al 1944. Vanno dette al volo due cose, insomma. L'Ucraina è uno di quei pezzi dell'ex Unione Sovietica che dopo l'89, nei 10 anni successivi, si è reso poi indipendente. Insieme ad altri si è voluto staccare, per motivi propri, ha fatto delle scelte, è andato avanti in questa maniera. Ha avuto una guida politica per un po' di anni abbastanza simile a quella precedente, finché poi col presidente che c'era, perché è un avvocato, che c'è Poroshenko, che c'era prima, del signore che c'è oggi, Zelensky, che è stato eletto soltanto nel 2019. Poroshenko, diciamolo, è l'uomo, era un russofono. Sì, era inizialmente un russofono, poi ha cominciato a mettere un'economia di mercato in piedi a livello proprio giuridico in quel paese, e si è aperto molto all'Occidente, ha cominciato a permettere di far presentare partiti alle elezioni, ed è arrivato fino al 2019. Nel 2019, stranamente, è impattato nel fenomeno Zelensky. In pratica, questi due sono stati i competitor alle primarie elettorali, e ha perso Poroshenko incredibilmente. Sì, con un distacco, mezzo punto percentuale. No, molto di più. Stiamo all'inizio. Parlando di 2,5, sì, quasi. Prima di arrivare poi, diciamo, alle finali. Però tu hai detto una cosa bellissima che mi ha toccato il cuore, devo dirti, lo dico anche ai nostri amici da casa. L'Ucraina si è resa indipendente, quindi mi stai dicendo che l'Ucraina è un paese che crede nell'autodeterminazione dei popoli e nella propria autonomia? Sicuramente sì, ogni paese Sì. Perché il Donbass non lo può fare? Il Donbass certo che lo potrebbe fare. No, non lo può fare perché dal 2014 è bombardata dall'Ucraina. È all'interno di uno Stato, diciamo, nazionale, che si serve di questa sua modalità esistenziale per dire a queste persone: io l'autonomia non ve la do, se la volete ve ne do un poco, però io sono il padrone, chiaramente, a Kiev. Quindi comanda, non è un paese democratico, è un po' nazista. È un po' come altri paesi, perché in realtà dovremmo fare un antefatto molto breve, se ho 2 minuti proprio. Anche 1,5. Perfetto, grazie. Dovremmo tornare al 94 praticamente, perché dal 94 al 2000 in pratica si sono cominciati ad accendere altri conflitti territoriali tra, diciamo, la Federazione Russa, perché poi bisogna anche definirla così. Molta gente la definisce come la Russia, in realtà non quella è una federazione, quella è una federazione con anche tante repubbliche, arriviamo a una novantina di repubbliche che ne fanno parte. Detto questo, praticamente, che cosa c'è stato? Abbiamo avuto un primo conflitto in Cecenia per gli stessi medesimi motivi. La Cecenia, quando c'era Yeltsin, il presidente che beveva molto, aveva questa abitudine, arrivò addirittura, sponsor della vodka. Esatto, arrivò addirittura a vincere nel primo conflitto contro la Russia e si rese indipendente. Col secondo conflitto, a un certo momento, entrò in gioco Putin. Quando è entrato in gioco Putin, la modalità è stata la stessa di qua. Vado su Grozny, la butto giù, mando i miei e la prendo. Dopo una ventina d'anni circa, la storia è finita, nel senso che la Cecenia oggi sostanzialmente è uno dei migliori alleati della Russia oggi. Sì, praticamente sì, è successa questa cosa qua. Successivamente a questo c'è stato il medesimo caso della Georgia, un po' di anni dopo, arriviamo al 2008 circa, in Georgia, col cambio al vertice del governo di quello una... capitano casualmente questi cambi. È capitato per 3 volte, ogni volta che il presidente che andava a rappresentare quel paese cominciava ad aprirsi alla NATO, perché alla NATO e all'Unione Europea. Il presidente della Georgia di allora, ricordo ancora bene che all'inizio del conflitto con gli indipendentisti dell'Abkhazia e dell'Ossetia, praticamente si trovò nella condizione di chiedere aiuto alla Francia, che gliel'aveva promesso,
non ebbe alcun aiuto. Alla fine, in pratica, quello che sta accadendo oggi con... come è andata a finire la storia? La storia è andata a finire che da allora Abkhazia e Ossetia sono state le uniche zone della Georgia che sono state in effetti militarizzate come se fosse una zona di esclusione da parte dei russi. E questo è stato il secondo conflitto importante, diciamo così. Oggi comunque in Georgia c'è un governo a sé stante che continua a fare quello che deve fare, con un certo livello anche di indipendenza e di distacco e di distanza da parte loro verso la Russia. Tra le altre cose, è ancora in piedi il discorso della richiesta fatta dallo Stato georgiano di entrare sia nell'Unione Europea che nella NATO. Cosa che è impossibile. È impossibile perché in base ai trattati. Ti interrompo un attimo perché mi hai ingolosito con le cose che hai detto e quindi me le sono appuntate. E voglio chiedere al nostro politico di casa, dottor Apollonio, ma questo nazionalismo filorusso ha anche un retrogusto di nostalgismo post-sovietico? Sì, potrebbe certamente ci sta, perché noi dobbiamo vedere nell'insieme tutta la storia che si sta venendo a verificare oggi tra la Russia e l'Ucraina. Naturalmente Putin cerca di ricostruire la vecchia Unione Sovietica, tanto è vero che si parla che lui vorrebbe attaccare anche la Transnistria, la fascia che è vicino alla Moldavia. Però il problema politico che noi dobbiamo andare a vedere è il perché tutto ciò sta accadendo. Tutto ciò sta accadendo perché... Perdonami, c'è questo progetto di creare la grande Russia di un tempo dal tuo osservatorio? Potrebbe essere, ma non penso come la stanno impostando. Vedi, allora, la comunicazione che oggi stiamo avendo noi in Italia, come diceva prima l'amico, la comunicazione che noi stiamo avendo è basata tutto su uno schema, cioè sono state fatte delle opzioni e poi passata la cassetta attraverso tutte le televisioni, attraverso tutti i canali, attraverso tutti i giornali. La gente, le persone non hanno più il pensiero personale di farsi una propria idea e quindi seguono tutti quanti la stessa linea di andare dietro a queste cassette che sono state ben fatte, ben modulate. Allora le persone hanno un'idea che, diciamo, la Russia è la cattiva, l'Ucraina è il buono. Allora, partendo dal fatto che chi fa la guerra, crea la guerra, è sempre quello là che è cattivo, perché si dovrebbe agire politicamente, si dovrebbe agire tramite gli incontri che si dovrebbero fare per poter ottenere dei risultati senza usare le armi. Ma già se noi partiamo dal fatto che anche la stessa nostra nazione sta mandando delle armi in Ucraina, e questo significa sollecitare ancora la guerra. Infatti, poi, su questo, perdonatemi, no, volevo... su questo voglio dire solo una cosa: quando un paese aggredito, questi sono i trattati internazionali che lo sanciscono, non noi, vanno sostenuti con armi da difesa. In Ucraina stanno arrivando missili terra-aria, missili anticarro, carri armati a IOSA. La stessa Italia sta mandando armamenti pesanti in Ucraina. Questo qua è in conflitto con tutti proprio tutte le norme del diritto internazionale. Prego. Tra l'altro Zelensky ha chiesto anche più aiuti umanitari. Il problema è una cosa molto strana. Se noi andiamo a guardare un attimino, vediamo che Zelensky, il presidente dell'Ucraina, chiede solamente armi e soldi. Non ha mai chiesto 7 miliardi al mese. 7 miliardi al mese, chiede armi di attacco, armi di offesa e questo. Abbiamo un'Europa che, diciamo, io l'Europa oggi la definisco un'associazione di paesi, veramente più una società per azioni, non più un'Europa come doveva essere nei nostri... Come ci fu presentata. Come ci è stata presentata. Oggi l'Europa è solo al servizio che ognuno tira l'acqua al proprio mulino, e vediamo quello che è successo, che Macron ha fatto e ha cercato di fare. E vediamo tutte queste situazioni che si stanno venendo a creare, che stanno creando una
un conflitto anche all'interno del nostro paese. Io parlo per il nostro paese, di quello che sta facendo la nostra nazione, cioè noi stiamo portando armi in Ucraina. Adesso ci stanno delle armi che sono state mandate in Ucraina che sono state segretate. Allora, per essere segretate debbono essere per forza delle armi d'offesa. Allora io faccio questo esempio. L'esempio è questo: se io armo un gruppo di persone per fare la guerra contro un altro gruppo di persone, è logico che il gruppo che viene aggredito, che viene offeso, mi verrà ad attaccare anche a me, che sono io quello là che fornisco le armi. Quindi c'è anche la possibilità che l'Italia, è vero che siamo in guerra, c'è anche la possibilità che l'Italia possa essere, trovarsi in guerra senza che noi cittadini ne sappiamo o ce ne siamo resi conto. Facciamo il tifo per l'uno o per l'altra casa, però in questo momento dobbiamo incominciare a pensare un pochettino alla nostra nazione, perché anche con le sanzioni che sono state fatte... Fermiamoci qua, perché sulla questione sanzioni ci arriviamo fra un minuto. Volevo chiedere, a proposito proprio di sanzioni, al dottor Monticoli, quali sono, se, dal suo punto di vista, gli effetti delle sanzioni alla Russia? Noi nel preambolo di questa trasmissione, in inizio, l'abbiamo anche un pochino sviscerato, ma il suo è un osservatorio tecnico-scientifico, quindi ci dia un po' di numeri. Vede, si parla di sanzioni che gli stati hanno combinato alla Russia in quanto paese aggressore dell'Ucraina, anche se la Russia ha sempre parlato non di guerra ma di operazione speciale militare nei confronti dell'Ucraina, ponendo le sanzioni come un qualcosa di forte che nel breve o nel medio periodo può creare una sorta di default nei confronti dello Stato russo. È una cosa possibile? No, in realtà no, perché rispetto a quello che stanno dicendo, le sanzioni sono limitate a due settori principali e non colgono quello che è il prodotto che è di maggiore esportazione da parte dello Stato russo nei confronti dell'Europa. Posso fare un inciso su quello? Voi mi dovete scusare, io come conduttore ho il dovere di interrompervi ogni tanto, lo so che do fastidio, ma lo devo fare. Io voglio dire ai nostri carissimi telespettatori da casa, i paesi che hanno applicato delle sanzioni alla Russia, incluso il nostro, sono sostanzialmente 10 convocati. Dei 10 convocati ce ne sono 4 soltanto che hanno applicato per intero il comandamento dettato dal signor Biden, quello là che vede i fantasmi e saluta gente che non c'è. C'è un particolare: voi sapete che l'America non ha applicato per intero le sanzioni che la stessa ha imposto ai paesi membri, ai paesi partner? L'America per alcuni settori merceologici continua ad avere rapporti commerciali con la Russia. Prego. Le dico di più. Sapevate? Alla domanda chi sanziona la Russia, questo è uno studio dell'ISPI con dati elaborati della Banca Mondiale, i paesi che hanno sanzionato la Russia rappresentano il 19% del totale a livello mondiale. E anche se rappresentano a livelli di prodotto interno lordo il 59%, comunque la Russia dal canto suo, rispetto alle sanzioni che sono state combinate, ha ampio margine di manovra per poter contrastare le sanzioni che sono state determinate dagli Stati Uniti e dai paesi che hanno accettato l'applicazione di queste sanzioni. Ma per essere più precisi, sarebbe opportuno capire di cosa stiamo parlando, di quali sono le sanzioni applicate nei confronti dello Stato russo. Sono sanzioni di tipo finanziario, cioè quello del congelamento del denaro russo presso i conti esteri, quindi del denaro dello Stato sovrano presso le altre nazioni. E dei 20 oligarchi che poi solo 10 sono stati colpiti. No, ma nemmeno, parliamo proprio di denaro sovrano, cioè di prestiti e di denaro liquido di proprietà dello Stato russo che è in giacenza presso gli altri Stati. Questo è in conflitto con tutto il... Assolutamente, e c'è da dire ancora una cosa, riprendendo quello che lei ha detto,
che il congelamento non è avvenuto immediatamente, soprattutto in America. La Federal Reserve ha aspettato più di un mese per congelare i conti dello Stato sovrano russo, dando modo alla Russia di poter pagare in dollari i debiti che mano a mano venivano a scadenza dello Stato russo, fin quando poi non ha messo la pezza e ha detto vabbè, a questo punto non è possibile più pagare in dollari. La seconda sanzione che è stata applicata è quella relativa alla parte commerciale, ma la parte commerciale relativa solamente ad alcuni prodotti, parliamo dell'esportazione dell'acciaio, del ferro, del carbone e dei prodotti commerciali della Russia. Non ha toccato il petrolio né tantomeno il gas naturale. Perché? Perché il gas naturale viene esportato dalla Russia e il primo acquirente è l'Unione Europea. L'Unione Europea utilizza il 40% del prodotto russo per le proprie industrie. Andare a chiudere praticamente il rapporto con la Russia e non avere un'alternativa che secondo degli studi economici si può creare nello spazio di 22-24 mesi, quindi non è una cosa così immediata, avrebbe creato problemi proprio di produzione all'interno della compagine europea, fermando le aziende. Prego. Chiedo scusa l'interruzione, abbiamo purtroppo la pubblicità che ci chiama, torniamo tra pochi minuti, stiamo raccogliendo anche i commenti da parte di voi telespettatori. Ritorneremo subito dopo la pubblicità. Riprenderemo dal dottor Monticoli. Pubblicità. Cuore di sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14.
www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214, telefono 081 1933 8714. Ed eccoci ritrovati qui in trasmissione. Io farei concludere, quindi, dottor Monticoli, a proposito delle sanzioni, avrei anche una domanda da casa nei suoi confronti, quindi finisca prima e poi sì, vediamo. Vado abbastanza veloce perché l'argomento è estremamente complesso e i numeri sono estremamente complessi, quindi do degli, diciamo, degli indicatori molto veloci. Partiamo dal rublo. Si è detto che appunto il rublo ha avuto un impatto molto negativo nel momento in cui è cominciata questa operazione speciale militare. In realtà non è così, i cambi ufficiali della moneta russa su quella statunitense hanno determinato questo tipo di andamento. Prima della, diciamo, dell'invasione c'era, la valuta era cambiata con il dollaro americano, se 80 rubli per dollaro. Durante la prima settimana di invasione ovviamente il rublo è stato deprezzato ed è arrivato a 140 rubli per dollaro. Oggi è a 75,5 rubli per dollaro. Quindi è tornato ed è, si è apprezzato talmente tanto che è andato al di sotto di quanto era già apprezzato prima dell'invasione della Russia in Ucraina. Secondo parametro, che è quello relativo alle sanzioni. L'altra parte dell'economia che ovviamente non ha accettato le sanzioni è composta da paesi quali l'India, la Cina, una buona parte dei paesi del Medio Oriente e l'Africa. Perché questo? Perché la Russia con la Cina ha attivato una partnership strategica importantissima che è partita, do i dati, da 147 miliardi di dollari durante i primi anni. Ultimamente un ulteriore contratto di 20 miliardi di dollari e addirittura con nuovi accordi di trasporto e vendita di petrolio e gas naturale per ulteriori 117,5 miliardi di dollari. E ci fermiamo sui dollari, altrimenti da casa li prendiamo. Sì, vorremmo rispondere un po' di domande perché ci stanno... Coinvolgiamo anche un po' i telespettatori. Sì, più che altro anche per guardare un po' con noi interessi anche di noi italiani. Ci chiedono per esempio se esistono, magari domanda al dottor Monticoli proprio da economista, se esistono delle piccole, medie o grandi imprese che comunque hanno investito in Ucraina e che fine faranno questi investimenti in questo momento, quali potrebbero essere le aspettative? Sì. Io perciò chiedo razionalizzazione delle risorse perché da casa fanno delle domande anche belle e importanti. Ci sono delle aziende che hanno investito. Ragioniamo addirittura di una percentuale importante di aziende che hanno investito in Russia e di questa percentuale importante, sempre l'ISPI, mi dà un dato che è assolutamente interessante. Che qual è? È quello che sulle aziende che hanno investito in Russia una buona parte ha fermato la produzione, quindi non è andata via dalla Russia, ha fermato la produzione in attesa di periodi migliori. Un'altra parte, che è la parte più spinta, quella che tende ad esportare nella Russia prodotti italiani, sta soffrendo nonostante le limitazioni, nel settore calzaturiero parliamo di ben 6 milioni di paia di scarpe che sono fermi in Italia con contratti già firmati e pronti all'esportazione in Russia. Scusi Monticoli, quindi Russia e Ucraina fanno la guerra e l'Italia perde? Assolutamente sì, l'Italia perde non solo per l'esportazione, non solo per le importazioni, perché noi, come ha detto giustamente, andiamo ad acquistare gas naturale da paesi che hanno stretto accordi commerciali con la Russia, non solo l'Algeria, ma una buona parte dei paesi, degli stati africani ormai sono in partnership strettissima con la Russia, l'ultimo in ordine di tempo è l'Egitto. Ma anche Congo e Angola? Assolutamente sì. E c'è un'altra domanda, si ricollega ad un'altra domanda che ci hanno fatto, che paradossalmente si ricollega invece a un'altra cosa che abbiamo già detto, ovvero l'Italia non è in guerra, teoricamente e tecnicamente. Perché la domanda?
No, vabbè, è stata fatta per la tutti. Domanda, quindi sì, più o meno è quello che abbiamo detto prima. Quindi, Francesco da Napoli, vedo, io sono sì, eccolo qui. Quali sono i connotati per poterci definire in guerra? Perché non si parla ancora di conflitto mondiale se poi ecco l'Italia sta allora, perdendo? Facciamo rispondere comunque tutti e tre, vai. Antonio? Che cosa? Quali sono i connotati che mancano per definire un conflitto mondiale in questo caso? Ma la cosa è un po' contorta perché noi dovremmo andare alla base. Sarebbe bastato andare a leggere la Costituzione. Nella nostra Costituzione noi ripudiamo la guerra, quindi se ufficialmente siamo a piedi uniti in guerra. Esatto, quindi questa sorta di ipocrisia generale crea effettivamente degli imbarazzi veri e propri. Sì, devi rimanersi per proprio perché siamo in guerra, non siamo in guerra, le sanzioni nuoce più alla Russia o fanno più del male a noi, gli imprenditori sono esposti, allora è tutto un melting pot. Allora, effettivamente quello che dice Mattia è una cosa molto molto importante, e noi non ci vediamo più, eccoci qua, voi da casa ci vedete, e c'è stato un bombardamento in Ucraina mentre parliamo, no non sto scherzando, è apparso sullo schermo. E lui diceva delle cose molto sensate che mi portano a una riflessione che voglio condividere con tutti quanti voi. Dopo il risultato elettorale, Macron si è sentito con il premier tedesco ed ha cominciato a prendere le distanze dagli Stati Uniti, unico partner fedelissimo agli Stati Uniti rimane l'Italia. Francia e Germania stanno pensando all'economia dei propri paesi, l'Italia sta pensando probabilmente a qualcosa di diverso, si cade nei personalismi, leggendo un po' le cronache si dice che il presidente, il premier Draghi punti a diventare dopo la ciabattata alla Presidenza della Repubblica, punta a diventare direttore generale della NATO. Sono notizie che non le abbiamo scritte noi, le abbiamo apprese dalle varie redazioni amiche del governo. Riprendiamo, abbiamo risposto all'amico, spero che sia stata esaustiva la risposta. Allora, Mattia, i denigratori della Russia non sono neanche tanto bravi a denigrare perché non hanno studiato, non hanno imparato il compitino. Esiste un battaglione Azov anche tra le file della Russia? Ebbene sì. Esiste un battaglione che è altro e tanto terribile. Noi abbiamo detto non tifiamo per nessuno. Noi diciamo la verità ai nostri telespettatori. Esiste il battaglione Wagner che fa esattamente. Le stesse cose spesso fuori controllo che fa il battaglione Azov. Come la mettiamo? Ti ripeto, non mi appassionano le tifoserie. Tu sei bravissimo nel tirare, ecco, questi tiri mancini per tirare nella bagarre. No, io non mi appassiono, anzi quando qualcuno mi chiede cose in merito rispondo freddo, è una questione fra bolscevichi e menscevichi. Siamo tornati qualche secolo indietro, no, questa è bellissima, sì, proprio per stigmatizzare. No, non mi appassiona questa, io cerco di essere di guardare ai fatti che interessano poi alla fine dei conti anche noi. Mi interessa più sapere, ecco, quella storia di un conto aperto dall'ENI, il conto K ieri, e poi subito smentita questa notizia, conti aperti in una banca privata, la Gazprom Bank, e per aggirare per aggirare sostanzialmente le sanzioni. Vogliamo dire che è la Gazprom Bank agli amici da casa, non tutti la conoscono. Ma è una banca privata di proprietà di oligarchi russi, dove praticamente con questo meccanismo
si aggirano le sanzioni, quindi ancora ipocrisie su quello che sta accadendo, e tutti fanno finta di niente. Pochi istanti fa mi dicevi che l'Italia cosa sta pensando. Penso che tu ti riferivi ai nostri governanti pro tempore. Tu hai grossa stima, abusivi, perché io direi, tu pensi che queste persone abbiano capacità di pensiero? Io lo dico apertamente, governanti abusivi, perché non sono mai stati votati. Ma già il fatto che tu presupponi che possono avere una capacità di pensiero, no, noi praticamente vediamo, andremo purtroppo a fare quella guerra per procura che la turbofinanza a stella strisce, ecco, fa molto Diego e noi abbiamo quella famosa cambiale da pagare. E tutto qua, io non vedo altro. Mi dispiace non essere caduto nella tifoseria di stare dalla parte nessuno di noi in questo studio sta nelle opposte curve, tranquillamente, tu mi conosci. Ma tu ci hai provato. Vabbè, io vi devo stimolare, dovete dire delle cose, ma voglio stimolare il mio amico e collega Alessandro Citarella. Sì, abbiamo anche una domanda da casa. Allora, prima la domanda. No, perché prima è stato lui a parlare appunto dell'ingresso della Georgia nella NATO, abbiamo fatto un poco un excursus, no, delle precedenti guerre. Ci chiedono adesso, con la possibilità anche richiesta legittima o illegittima, diciamo, della Svezia e della Finlandia entrare nella NATO, quanto può essere impattante per questo conflitto? Ritengo, allora, in base all'esperienza e a quello che noi vediamo, bisogna capire due cose. Intanto ricordo un film di Alberto Sordi che sempre consiglio a tutti di vedere, Finché c'è guerra c'è speranza. Allora, in base ai dati del SIPRI, che è l'istituto svedese che segue meglio di tutti gli altri il commercio delle armi e la produzione e il commercio, nel 2020 sono gli ultimi dati attendibili e certificati, l'industria armiera praticamente ha fatto girare 1912 miliardi di dollari. Quest'anno riteniamo, un po' quelli specializzati nell'acqua, che si sfonderà il tetto dei 2000 miliardi. I danni provocati fino ad oggi in Ucraina ammontano ad almeno 600 miliardi di euro. Allora, a questo punto la domanda la sposterei da un'altra parte: ma conviene a qualcuno dei belligeranti o di chi pensa di belligerare andare ad applicarsi verso paesi come Finlandia, Svezia? Allora, anche militarmente. Poi sono paesi cuscinetto che non possono fare di quei famosi trattati. Ci sono non due particolari. Entrare a far parte della NATO. Intanto sono annunci. Esatto, sono annunci. Ma la cosa potrebbe andare in porto anche molto velocemente, ma non sposta niente, perché già attualmente questi due paesi sono abbondantemente dentro alle attività della NATO, perché ci compartecipa, ci sono dei partenariati, delle compresenze di questi paesi anche all'interno della NATO. Sarebbe da sancire questa cosa, appunto, una volta che si sancisce dall'altra parte. Alcun impatto. Ma la domanda da fare è questa: se parliamo del Donbass, se parliamo di zone, diciamo, frontaliere della Russia, sì, che tra le altre cose la Russia, molti non sanno, che è lo stato del pianeta che ha più paesi confinanti, ne ha almeno 28 intorno. Quindi è un paese che ha, diciamo, di uno di quei paesi, esatto, sì, altrimenti un po' di preoccupazione, diciamo, tra virgolette, ce l'avrebbero anche, no? A giusto, a torto che si può vedere, i dati di fatto sono questi. Altra storia è avere a che fare con un paese come la Finlandia. Allora, in Svizzera c'è un esercito popolare che la facciamo risalire alle guerre mondiali. La Svizzera è neutrale. In Svizzera ognuno va a sparare una volta l'anno. Andare a imbarcarsi, chiunque si vada a imbarcare in un assalto militare verso la Svizzera, deve mettere in conto di mettere cimiteri interi pieni di croci. Con la Finlandia è la stessa cosa. Il primo ministro, che è una donna molto giovane, ha detto molto chiaramente: russi o chi altro voglia venire qui per fare la guerra deve capire che, a partire da me, ognuno di noi è armato fino ai denti, perché ne abbiamo
abbiamo il ricordo della seconda guerra mondiale. Portano a casa le armi durante, dopo iniziare a avere partecipato. Questa è un po' la abbiamo storia. 5 minuti e ci siamo, sì. Dalla regia ci fanno segni, quindi un passaggio rapidissimo prima di arrivare ai saluti. Il tempo vola, ragazzi, l'argomento è veramente molto, sì, molto ricco. 2016, partiamo da lontano, però chiudiamo. 2016, gli Stati Uniti con la NATO fanno delle manovre stranissime in Polonia, 30.000 soldati americani al confine con la Russia. C'era anche un contingente italiano fra questi 30.000 ed è stata una delle tantissime prime provocazioni. A chi giova la guerra? La guerra giova a chi non la fa, a chi la produce, e quindi in questo caso la stanno producendo gli Stati Uniti, perché sono i finanziatori principali, sono quelli che hanno maggior interesse affinché in Europa scoppi un conflitto, e soprattutto tentano di destabilizzare, lo hanno fatto anche con Gorbaciov, un governo solido come quello putiniano. Io credo che deve essere il popolo russo a decidere chi debba essere il presidente della Russia, e non deve essere l'America, non ci deve essere un fantoccio così come è stato messo probabilmente in altre parti del mondo, e poi abbiamo visto come è andata a finire. Noi chiudiamo malamente, perché avremmo voluto veramente continuare. Sì. Tra l'altro una domanda secca, proprio secca, ma come finirà? Ma come finirà? La palla di vetro. Veloce, proprio, proprio un telegramma, come finirà? Oh, la palla di vetro non ce l'abbiamo, solo che comincio davvero a pensare che finirà male. Veloce? Finirà tra un bel po' di tempo. E... quindi durerà, veloce? Sì, esatto. Durerà, l'Italia ne farà parte. Veloce? Secondo me durerà relativamente poco, perché gli effetti economici sono abbastanza consistenti. Pesanti. Perfetto, noi su queste bellissime parole molto incoraggianti del dottor Monticoli, vi ringraziamo per averci seguiti, come sempre siete stati tantissimi, purtroppo ci scusiamo con gli amici ai quali non siamo riusciti a dare neanche delle risposte, siete veramente in tanti, e noi cerchiamo di far parlare quasi sempre gli ospiti in studio. Vi ringraziamo ancora, vi auguriamo una buona serata. Punti di Vista ritorna venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora, stesso canale. Ale. Buonasera. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081 560 2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema.
www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 19 33 8714.